Ciao a tutti ragazzi, sono Ed e questo è il mio primo tutorial sul linguaggio di programmazione C, o C, come volete chiamarlo. Oggi vediamo come setupparlo, come scaricare Visual Studio Code, perché è l'editor che consiglio per questo linguaggio, a meno che non avete grandi progetti da fare, a quel punto vi consiglio Visual Studio, ma per quello che andremo a fare noi Visual Studio Code andrà benissimo. Quindi andiamo a vedere come si scarica Visual Studio Code. Basta cercare su internet Visual Studio Code e andare sul sito ufficiale della Microsoft e fare download for Windows, a meno che non avete Mac o Linux. Una volta scaricato basta eseguire il file di installazione e installare VS Code. Io ho installato la versione Insider e questa è l'interfaccia che ottengo quando avvio il mio VS Code. Se premo F1 posso scegliere tipo theme, posso mettere theme, color theme e scegliere il tema da utilizzare. In realtà io adesso metterò un attimo questo Solarize Dark per vedere com'è e poi andrò a installare altre estensioni. Andiamo su questa icona a sinistra delle estensioni, quelle che andremo a installare C/C++, che è importante per il debug di C e C++. A questo punto torniamo sull'icona dei file e clicchiamo su Open Folder e andiamo a scegliere una cartella a nostro piacimento, tipo questa qui. Faccio selezione cartella. In realtà io installerò un'altra estensione che è il Material Theme. Ora andiamo sui miei file e clicco sull'icona a forma di file col più per creare un nuovo file che chiamo main.c. Ah, e poi una cosa a cui non posso rinunciare: CTRL e rotella del mouse deve zoomare per me. Quindi vado in basso a sinistra sulla rotella, vado su Settings e cerco Zoom e spunto la casella dove c'è scritto Mouse Will Zoom per zoomare con il mouse così. Oh, molto meglio. A questo punto, come facciamo a effettivamente compilare il file .c che scriviamo e eseguirlo, oltre a fare tra l'altro il debug, se ci interessa? Dobbiamo installare un compilatore. Il compilatore che vi consiglio è MinGW, che trovate sempre su internet. Per scaricarlo vi consiglio di prendere la versione quella consigliata da Microsoft, quindi scrivete su internet VS Code C/C++ e prendete il primo risultato, andate giù, andate fino in fondo dove dice You can use this link, quindi scaricate il file che metterò anche in descrizione, tra l'altro, così sarà più semplice da trovare per voi. E una volta scaricato dovete installarlo in una directory che vi ricordate, per esempio c:compilatore, c:min/gw, dove volete, basta che sapete dove l'avete salvato. Ok, questo è il me del futuro che sta editando il video. Mi sono scordato di dire che nell'installazione di min.gw è importante selezionare per86-64 in architecture, come effettivamente c'è scritto nel sito della Microsoft. Mi raccomando, è importante. A questo punto tornate su Visual Studio, scrivete un mini programma giusto per vedere se funziona. Ok, ora che ho scritto questo programma dovrebbe poter in teoria partire, non ha problemi. Quindi a questo punto dovremmo poter eseguire il file. Come facciamo per compilarlo? Dobbiamo premere CTRL-SHIFT-B oppure andare su Terminal e Run Build Task. E a questo punto scegliamo il compilatore che ci interessa e andiamo sulla rotella qui a destra, tipo questo è il mio min.gw nella mia directory, quindi cliccherò sulla rotella a destra. Allora, praticamente ci avrà creato un nuovo file, tasks.json, dentro una cartella .vs code che noi dovremmo ignorare praticamente. Dobbiamo lasciarla lì, non dobbiamo cancellarla, però dentro al file tasks.json possiamo cambiare, per esempio, command qui e possiamo mettere effettivamente il percorso al nostro compilatore se non dovesse averlo trovato. Quindi prendiamolo uno, cambiamo il percorso, tipo il mio si trova in questo percorso. Mi raccomando, dovete sostituire eventuali slash backslash con dei doppi backslash. A questo punto passiamo a compilare il file. Torno su main.c, premo CTRL-SHIFT-B e come vedete adesso mi appare la mia configurazione in alto. Dovevo cliccarci sopra, compila e mi crea un file main.exe. Ora, se io non voglio fare ogni volta questa cosa, vado su tasks.json, dove c'è scritto group da parte build, cancello build, gli metto una doppia parentesi graffa, in realtà ce la completerà da solo, vado a capo e apici già mi dice le due possibili opzioni che posso mettere. Metto is default e metto su true, virgola, e sotto scrivo kind build questa volta. E così abbiamo reso di default questa configurazione. Adesso quando andiamo a premere CTRL-SHIFT-B ce lo compilerà direttamente senza farci scegliere niente. Quindi CTRL-SHIFT-B, ecco qua che compila e ecco il file generato. Ora, come faccio a vedere il debug? Come faccio a scrivere sul terminale e interagire col programma? Vado su quest'icona a sinistra e clicco su Create a launch.json file. Qui scelgo per esempio il compilatore che è GDB
uno dei miei compilatori, per esempio questo scelgo, e effettivamente mi crea un file launch.json. In questo file non dovremmo modificare niente, possiamo lasciare tutto così a meno che non avete problemi con qualche configurazione, ma in generale questo file va lasciato così. Torniamo adesso sul file e creiamo qualche variabile tipo int x uguale a 20, int, anzi char y uguale a lettera minuscola a. Ora, se vado sulla sinistra dei numeri, vediamo che appaiono dei puntini rossi. Posso cliccare in una linea, tipo nella linea 6, posso cliccare questo punto qui nella linea 6 e quando andrò a fare il debug, che si fa con F5, ragazzi, quindi premiamo F5, il programma si fermerà a questa linea di codice dopo aver eseguito tutte le precedenti. Quindi, per esempio, qui si ferma a printf, non l'ha eseguito il printf perché sta aspettando che noi gli diamo l'ok, e per dargli l'ok, cioè andare avanti, dobbiamo premere F5. Per fermare comunque il debug possiamo cliccare qui sopra o Shift F5 e comunque qui ci dice tutte le scorciatoie da tastiera che possiamo usare. Questo è per restartarlo e rifarlo partire. È molto utile questa modalità debug perché se vado a sinistra effettivamente mi dice tutte le mie variabili locali fino a questo punto quanto valgono. Tipo so che x vale 20, so che y vale 97, cioè il numero che corrisponde al carattere A minuscolo. Per rendere le cose più interessanti posso scrivere x uguale a 10, per esempio, y più uguale a 3 e vedere come cambiano queste variabili mettendo altri due breakpoint qui. Premo F5 e mi dice che fino a questa linea, prima di eseguire questa linea, valgono x20 e y97. Se vado avanti premendo F5, mi ha printato Hello World che trovo qui in basso a sinistra, questo è il terminale. E se vado avanti ancora, x me lo cambierà a 10. Se vado avanti ancora, y me lo cambia effettivamente a 100, cioè 97 che è il valore di A più 3 che è 100, che è il valore della D minuscola. Quindi ho visto tutte le variabili cambiare. Ricordiamoci che il terminale con cui interagisco col programma si trova in basso, in questa finestra qua. Quindi se voglio interagirci, basta che eseguo il programma, indice inserisci un numero, per esempio, io posso scrivere in questa casella. E effettivamente vedete che legge il numero senza problemi. Ok, quindi questo era il setup di Visual Studio Code per il C o C++. In questa serie parleremo fondamentalmente di C, anche se con queste estensioni e questo setup può essere usato anche il C++ indifferentemente. Per il C++, per imparare quel linguaggio, se siete un attimo utenti più avanzati, ci sono molti altri video su YouTube che sono fatti veramente bene, quindi vi consiglio quelli. Per il C ho trovato veramente poco. Nel prossimo video inizieremo effettivamente a programmare, inizieremo a vedere le variabili, i tipi di variabile, il preprocessore, quindi le direttive, quelle più importanti che ci servono a noi in questo momento, le librerie e tutto questo che è necessario sapere per programmare in C. Quindi per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao belli! Shake for a shake, I'm throwing